Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 326esima puntata del podcast di Psinel, episodio 326. Oggi parliamo di spazio mentale e di flessibilità cognitiva. Due argomenti strettamente connessi che ci mostrano quanto sia facile cadere nella trappola delle identificazioni con i nostri pensieri. Così, come abbiamo visto nell'episodio dedicato all'ordine e al disordine dei pensieri, qualcosa di molto simile, ma oggi lo faremo con una nuova metafora e con nuove informazioni. E sono certo che tale modalità vi consentirà di fare un passetto in più verso la nostra cara consapevolezza. Ok, ti ho anticipato fin troppo, per cui iniziamo. Allora, come andiamo? In questo periodo è molto difficile chiedere ad una persona come stai, come vanno le cose, perché in fin dei conti siamo ancora tutti quanti chiusi a casa, se mi stai ascoltando nel periodo d'uscita di questa puntata. E in modo particolare ti chiedo se hai analizzato i meccanismi della speranza. No, tranquillo, non sono impazzito, questo è il tema della precedente puntata, la 325, che ti invito ad ascoltare. Prima di iniziare, lascia che ringrazi tutte le persone che stanno scaricando Clarity e tutte le persone che mi stanno inviando feedback bellissimi, meravigliosi sull'ultimissimo upgrade dell'applicazione. Se non l'hai visto, aggiorna l'applicazione e torna a vedere quali sono le gigantesche novità dell'ultimo aggiornamento. Bene, allora iniziamo. Ciò che stai per ascoltare ti sembrerà agli inizi tratto da un libro di filosofia orientale, qualcosa di molto poco pratico, ma ti invito a seguirmi fino in fondo perché in realtà questa faccenda è una delle più pratiche e significative per la gestione di un oggetto complicatissimo che tutti noi possediamo in casa, o meglio, tra le nostre orecchie, e sto parlando del nostro cervello. Partiamo come al solito dalle basi, qualcosa che da bravo psinellino dovresti più o meno conoscere, il fatto che la nostra mente è una macchina previsionale, una sorta di simulatore che continua a creare previsioni sulla realtà che lo circonda, e anche su aspetti futuri e passati che non sono direttamente accessibili, ma che utilizziamo per fare tali previsioni. Un po' come se avessimo una sorta di GPS che trae spunto dalle proprie mappe che risiedono in un database in cloud, quindi nel passato, e fa previsioni sul futuro, cioè su ciò che sta per incontrare, cioè la strada, il territorio. Siamo ancora sulla mappa che non è il territorio. Sì, certo, Jenna, lo ripeti spessissimo. Ecco, solitamente noi siamo talmente identificati con quelle mappe da far fatica a notare che si tratta di mappe, cioè di previsioni e non della realtà. Ora probabilmente ti starei chiedendo a cosa serva capire che si tratta di mappe. Per prima cosa, rendersene conto ci apre l'idea che le nostre ipotesi sul mondo non siano necessariamente vere o più giuste di altre ipotesi. Questo è abbastanza scontato e tutti in un qualche modo lo sappiamo. Ma non tutti abbiamo avuto l'esperienza diretta di notare come funziona questa macchina simulatrice, perché per la maggior parte del tempo siamo talmente identificati con i suoi contenuti da non notare la macchina stessa. Tutto questo diventa rilevante quando ci muoviamo nel terreno scivoloso dell'identità personale, dove per capire chi siamo, per capire chi sei, domanda esistenziale per eccellenza, devi praticamente andare a ripescare i tuoi ricordi autobiografici con cui sei identificato ad un qualche livello. È una cosa che si ripete spesso, lo so, ma cerca di seguirmi. Ti faccio la solita domanda esistenziale: tu chi sei? Immagina di trovarti in un paese sconosciuto dove per miracolo parlano l'italiano. Non lo so, lo parliamo solo noi l'italiano. No, non è vero, però insomma hai capito. E che tu debba, in questo luogo, spiegare a delle persone che incontri chi sei. Prova a immaginarlo, come dovresti fare? Beh, Jenna, è facile, dirò, sono 1,82, un alter ego di Gennaro Romagnoli che da anni mi costringe a dire ciò che vuole lui. Aiutatemi!
Certo, e scommetto che potresti anche spiegare che 1,82 è la compressione della voce che sto utilizzando per creare questo alter ego e che emergi da un software specifico che si chiama Audacity o Audacity, non lo so, aiutatemi voi, e che appari nelle mie puntate che escono la domenica sera. In altre parole, caro 1,82, dovrai fare un elenco di ricordi, di memorie che riguardano te stesso. Probabilmente tu hai scritto: mi chiamo Claudia, ho 28 anni, sono un'impiegata, vivo con mio marito nella periferia di Torino e sto ascoltando il podcast di Psinel. Ora immaginiamo per un istante se fossimo delle librerie. Lo so, è un'immagine un po' strana. Se ti chiedessero chi sei, ma lei chi è, invece di rispondere sono una libreria, probabilmente questa direbbe: io sono la Divina Commedia, sono i Promessi Sposi, sono il Rosso e il Nero, sono bla bla bla, o qualsiasi altro libro al suo interno. In altre parole, la libreria continuerebbe ad identificarsi, invece che con se stessa, con la libreria, con i suoi contenuti, cioè con i libri. Noi lo facciamo continuamente, continuiamo ad identificarci con i contenuti della nostra mente, ricordi, progetti, aspettative, astrazioni, giudizi, che continuano ad attraversare il teatro della nostra percezione interna ed esterna. Ok Jenna, è chiarissimo l'esempio della libreria, ma è ovvio che la qualità della libreria non dipende da se stessa, ma dipenderà dai testi che contiene, no? Beh, dipende. La qualità della libreria dipende dai suoi materiali, da quanto è stabile e resistente, da quanto è ampia, prima ancora dei libri che può contenere. Se la libreria si sentisse la Divina Commedia, forse, oltre ad un problema di ego, non ne avrebbe molti altri, ma se qualcuno vi aggiungesse a tale libreria un libretto da 4 soldi, ecco che lei, forse, tenderebbe ad identificarsi anche con quello e se lo facesse in modo esagerato, si sentirebbe come di poco valore, sempre tra virgolette, perché semplicemente si è dimenticata di possedere anche la Divina Commedia e che al di là della quantità di libri che possa contenere, lei in fin dei conti ha ancora tutta la sua dignità di libreria. Ecco, noi allo stesso modo non possiamo fare a meno di identificarci con i nostri libri, cioè con i nostri contenuti interiori, con i nostri ricordi, con le nostre memorie, anche perché è molto utile che accada così. È utile che io mi senta uno psicoterapeuta mentre cerco di aiutare i miei clienti, oppure che in questo momento io mi senta, tra virgolette, un divulgatore, uno speaker, per riuscire a parlare nel modo più coinvolgente possibile. Ci provo, ragazzi, ci provo. Ma se io mi sentissi costantemente uno psicoterapeuta oppure costantemente uno speaker, ecco che potrebbero sorgere dei problemi. Se mi sentissi uno psicoterapeuta quando parlo con mia moglie, quando parlo con i miei amici, sarebbe un guaio. Se al telefono parlassi con te con questa voce squillante, sempre sorridente, probabilmente mi prenderesti per un cretino. E quindi è necessario che io di tanto in tanto ricordi a me stesso di prendermi cura della libreria, cioè di quella parte del mio sé che non è identificata con nulla, o meglio, con quella parte di me che si identifica con tutti i contenuti che contengo, scusa il gioco di parole, cioè con tutti i libri che sono al mio interno. Per riuscire a fare questa operazione dobbiamo contattare quella parte di noi che osserva, quella parte che all'interno della pratica della meditazione chiamiamo il testimone, quello spazio di osservazione che troviamo proprio durante le nostre pratiche meditative. Sì, certo, puoi notarla anche in altri momenti, anche con il ragionamento classico, ma è 100 volte più difficile. Se ci pensiamo bene, la pratica della meditazione può essere descritta come la nostra capacità di osservare le identificazioni interiori, notare tutte queste identificazioni, notarle, osservarle e tornare gentilmente nel presente, con il quale, il presente, è impossibile o molto difficile identificarci. Perché è difficile o quasi impossibile identificarci con il presente? Perché il presente è in continuo mutamento e quando ti ci identifichi non è già più presente. Perché il presente è un flusso in continuo mutamento e quando ci identifichiamo con esso, lui non è già più presente.
Nel momento in cui tu ti rendi conto di essere nel presente e ti identifichi con quella cosa, come quando stai meditando e pensi eccomi, sono nel presente, quando pensi a eccomi, sono nel presente, non ci sei già più. Ok Jenna, ma tutto questo com'è che può aiutarmi nella mia crescita personale? Vedi, quando le persone immaginano di essere un libro invece della libreria, iniziano a creare delle piccole o grandi battaglie interiori, i famosi conflitti. Non voglio essere quel libretto da quattro soldi, io voglio essere la Divina Commedia. Ma se dentro i tuoi scaffali ci sono entrambi questi libri, è stupido creare delle fazioni interiori. È molto meglio, invece, accogliere il fatto che non ti piaccia quel testo e gioire del fatto di avere anche la Divina Commedia. Che cosa accade se fai finta che quel libretto non sia presente tra i tuoi scaffali? Beh, farà sì che quel libretto finisca in una sorta di dimenticatoio, emergendo ogni volta che non riesci più a fingere. Te lo ripeto, finirà in un dimenticatoio e tenderà ad emergere proprio quando non te lo aspetti. Detto tecnicamente per i miei colleghi intelligenti, si tratta di una dissociazione che rimuove quel contenuto ed invece di migliorarci ci danneggia. Per diventare una vera libreria completa, devi essere consapevole di tutti i libri che contieni, ma soprattutto devi sapere che tu non sei quei libri. Tu sei molto di più, sei la libreria che li contiene. E forse sei la casa che contiene la libreria, e forse sei il quartiere che contiene la casa che contiene la libreria. Ebbene, da questo punto di vista, la vera crescita personale non sta nel cambiare quel libro, ma sta nel fatto di diventare consapevole che il nostro interno c'è spazio per ogni genere di libro, per ogni genere di identificazione possibile. Il punto è, riesci a renderti conto che sei identificato? Riesci a renderti conto di essere la libreria? Riesci a renderti conto di essere di più dei libri che contieni? Questo, ragazzi, è il punto chiave. Nel momento in cui riusciamo a renderci conto di quante identificazioni abbiamo all'interno di noi stessi e anche al di fuori di noi stessi, iniziamo semplicemente a diventare più grandi. O meglio, iniziamo a renderci conto dell'enorme spazio che c'è dentro ognuno di noi. Gli orientali dicono che se sei in una stanza di 2 metri per 2 con una tigre, non ti sentirai di certo tranquillo, ma se sei in una pianura sconfinata, le cose saranno molto diverse, a patto di sapere che ci sono tigri e di sapere che la maggior parte di queste tigri sono dei gattoni che si fingono tigri. E come avrebbe detto Goethe, un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non c'era nessuno. Se è la prima volta che ascolti il mio podcast, probabilmente starai pensando che io sia un po' mattarello a paragonare una libreria con la nostra mente, o che siano delle stupidaggini filosofiche e che c'entrino poco con magari il vero scopo che ti ha condotto ad ascoltarmi fino a questo punto, la crescita personale. Ebbene, sono qui a cercare di convincerti del contrario. Purtroppo è un'impresa ardua perché spesso richiede la tua esperienza diretta. Ognuno di noi può capire facilmente la storiella dei ruoli. Se ti fissi con il ruolo di capitano, rischi di diventare un capitano anche quando non sei sulla tua nave, anche quando sei in casa, con i tuoi figli, con i tuoi amici. E questo è ovviamente una sorta di rigidità mentale, una rigidità cognitiva. Ma è molto più difficile comprenderlo quando le identificazioni sono sottili, sono piccole, come quelle che attraversano nel quotidiano la nostra mente. Ora, prima di iniziare a darti qualche consiglio pratico e utile, rispondiamo ad un'altra domanda: perché tendiamo ad identificarci con questi contenuti? Ci sono molte spiegazioni, ma la maggior parte delle volte perché cerchiamo di comprendere, risolvere il mondo interiore che abbiamo, di capire perché abbiamo quelle previsioni, perché stiamo facendo quelle previsioni, dimenticandoci che sono previsioni. Trattarle come se fossero cose vere, come se tu fossi realmente quel libro, non farà altro che farti dimenticare di essere la libreria. Ti toglierà spazio e toglierà spazio agli altri libri, che sono poi in fin dei conti le tue risorse interiori.
Tendiamo ad identificarci con quelle previsioni perché, come abbiamo visto molte volte, la nostra mente odia l'ambiguità, odia non avere delle certezze. Pertanto cerca di trovare un senso in qualsiasi cosa, anche quando questo senso non è così presente. Ad esempio, perché c'è questo dannato virus? Perché dobbiamo restare in casa? Sarà proprio vero che dobbiamo restare in casa oppure in realtà il virus è stato creato dagli alieni nazifascisti rettiliani della linea di sangue nobile dei Bilderberg? Scusate, ho messo insieme un po'. Dato dalle scie chimiche della Terra piatta? Però è questo ciò che facciamo, ci accontentiamo anche di un significato complottista pur di avere e di dare senso ad una realtà che è ambigua intorno a noi. E tale tentativo continuo di identificarci è una meraviglia, significa che il nostro cervello funziona, ma funziona ancora meglio quando riusciamo a notare che l'identificazione, che quella simulazione è semplicemente una simulazione. E che tu non sei solo la Divina Commedia, o quel libretto da 4 soldi, o quel libretto da 1000 lire, chi è vecchietto come me se li ricorderà, ma tu sei tutta la libreria, e forse sei la casa, e forse sei il quartiere, e probabilmente sei tutta l'area che ti circonda, e molto di più. E ora vediamo come assaggiare, toccare con mano, fare esperienza di questo spazio interiore. Per cui, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, consapevolezza. Quanto sei consapevole delle tue identificazioni? Se anche una sola volta, in una singola giornata, tu riuscissi a notare una di queste identificazioni e tu riuscissi a notarla, lasciarla andare, sappi che avresti già iniziato a fare uno spazio dentro di te, un piccolo spazio per contenere un nuovo libro o una collana di nuovi libri. All'interno del quaderno degli esercizi inserirò la puntata dedicata al lasciare andare, che è perfetta per questo tema. E al suo interno inserirò anche la puntata dedicata al fatto che sei più dei tuoi pensieri, qualcosa molto simile a ciò che stiamo dicendo oggi, ma da un punto di vista leggermente differente. E al suo interno ti metterò anche un'altra puntata intitolata Ordine e disordine nei pensieri, perché questa macchina, quando si identifica, a volte nota che i pensieri sono completamente assurdi. Ti sei mai accorto che i tuoi pensieri, se li segui uno a uno, non hanno un vero filo logico? Ecco, all'interno di quegli esercizi, o meglio all'interno di quell'episodio, scoprirai perché. Secondo, allenati a fare spazio tra i pensieri. Di tanto in tanto, quando ti accorgi di essere identificato con i tuoi pensieri, porta attenzione al tuo corpo e al tuo respiro. Il respiro consapevole è un ottimo modo per iniziare a fare spazio, tanto che una nostra puntata del passato si chiama Lo spazio del respiro. Attenzione, non devi farlo sempre e nemmeno per troppo tempo. Ti basta qualche singolo respiro consapevole, 1, 2, 3 respiri consapevoli in mezzo alla tua quotidianità per iniziare a portare un po' di spazio tra i tuoi pensieri. E più volte riuscirai a farlo, e meglio sarà. Ricorda, il respiro accade, non è una cosa che fai. Se riesci ad osservarlo mentre sta accadendo, cosa non semplicissima, puoi davvero allenarti a fare spazio. E per addestrarti a tutto questo... Terzo, che te lo dico a fare? Medita. Perché dovresti meditare? Perché questo esercizio ti consente di toccare con mano con quante cose tendi ad identificarti. E come sai, l'esercizio consiste proprio nel notare le distrazioni, cioè le identificazioni, e tornare nel presente. No, tranquillo, non tutte le distrazioni sono identificazioni. E allora come si fa a distinguerle? Non devi, altrimenti diventa un giudizio, ok? Quindi ti basta notare quando sei distratto per tornare indietro nella nostra pratica di meditazione, che ti invito ad approfondire attraverso la nostra app di Clarity. Puoi scaricare Clarity qui in descrizione o praticamente ovunque scrivendo Clarity. Attenzione, ci tengo a dirtelo, per questa pratica di fare spazio tra i pensieri, la pratica informale, cioè quella che abbiamo visto nel punto 2, il fatto di portare attenzione al tuo respiro di tanto in tanto durante la giornata, è più utile della pratica formale.
Di certo la pratica informale non sostituisce quella formale, tuttavia sappi che se vuoi già iniziare a fare spazio tra i tuoi pensieri, puoi semplicemente portare attenzione al tuo respiro di tanto in tanto. Come puoi fare? Metti dei promemoria in giro, magari metti un piccolo post-it con scritto respira consapevolmente. Ti ripeto, bastano uno o due respiri consapevoli, non sono respiri, hai capito, volontari, profondi di pranayama dove io cerco di inspirare per 3 secondi, espirare per... No, non è quella roba lì, è osservare il tuo respiro mentre sta accadendo. E ti do una notizia, durante questo podcast hai respirato senza rendertene conto, anzi forse in questo momento te ne stai rendendo conto e quindi hai iniziato a fare spazio. Quarto, sii gentile. Tutti ci identifichiamo, tutti ci perdiamo, tutti tendiamo ad irrigidirci quando capitano queste cose. Pertanto cerca di non essere duro con te stesso quando noti le tue identificazioni. Ci sono persone che passano tutta la vita identificate con un ruolo o con un singolo pensiero o con una singola ossessione, senza rendersene conto. Se tu riesci a farlo anche per pochi istanti, durante questa settimana avrai già raggiunto un livello di consapevolezza assolutamente al di sopra della media delle persone che ti circondano. No, non è mal comune mezzo gaudio, è solo per dirti che se per caso hai 60 anni ed è la prima volta che noti le tue identificazioni, stai tranquillo perché tutti gli altri sessantenni insieme a te probabilmente non l'hanno mai notato o comunque hanno vissuto fino adesso senza notarlo, hanno vissuto peggio, fidati. Perché la capacità di notare che non siamo quel libro, che non siamo le nostre identificazioni, può darti respiro, spazio a qualsiasi età e in qualsiasi momento e soprattutto a qualsiasi livello di consapevolezza tu sia in questo momento. Bene ragazzi, il concetto di base di oggi era molto semplice, ma allo stesso tempo molto complicato, questo di fare spazio all'interno delle nostre identificazioni, passando come al solito dalla consapevolezza, il renderci conto che siamo costantemente identificati con una qualche forma. E questa è la normalità, ci tengo a dirtelo, è normale essere costantemente identificati con un libro o con un altro libro, ed è per questo che serve uno sforzo volontario per renderci conto di tali identificazioni e quando facciamo questo piccolo sforzo creiamo spazio, facciamo manutenzione alla nostra libreria, ci rendiamo conto che non siamo solo quei libri, che siamo una libreria enorme ed ogni volta che ce ne rendiamo conto la nostra libreria diventa un po' più larga, diventa un po' più spaziosa, diventa più capace, cioè come capacità di contenimento dei nostri libri, cioè dei nostri contenuti interiori. Allora ragazzi, ho fatto una fatica pazzesca a fare questa puntata, un po' per i rumori esterni, un po' per rendere semplice un concetto così difficile. Se ci sono riuscito, metti mi piace, condividi questo episodio in modo da aiutarmi e soprattutto a darmi un feedback per capire quanto sono stato chiaro o meno chiaro. Come al solito ti invito a seguirmi durante le mie passeggiate sui social, su Instagram, su YouTube. Sai che su YouTube ci sono tutte le passeggiate rimontate, messe insieme, eccetera, eccetera. Su Telegram, sul nostro gruppo dove mettiamo degli audio simili a questo del podcast e soprattutto alla nostra live del giovedì mattina. Bene, ti ringrazio per avermi seguito fino a qui, spero di averti fatto notare qualche tua identificazione, spero di averti fatto notare che non sei solo quel libretto da 4 soldi, ma sei anche la Divina Commedia e sei tutti i libri che hai letto, visto e ascoltato nella tua vita. Nonostante il periodo, ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo giovedì prossimo per la live, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.